Salutiamo anche tutti i nostri follower mondiali. Cominciamo da Indonesia, Malesia, Taiwan, Hong Kong, America. Hey. Hello guys, welcome to Gelage Italia. Today we are eating tempe mendoan, sorry, this is okay. Here. Urap. Urapan. Urapan. Okay. Krupu, no, emping. Emping. E nasi. Buon appetito. I'm not Italian. Cosa hai preso? E cosa hai preso? Verdura. Verdura. Ok, ura. Ura. Emping e tempe mendoan. Ti piace? Sì, tanto. È piccante. La salsa. Te l'hai preso tu? Molto piccante. Ma di tubi sambal. Jawara. Jawara. Non chiedere che dubbia. Tempe è buonissimo. Ci chiama tempe mendoan. Perché è fritto. Devo tagliare un po' anche la maglia. È fatto in pastella con delle verdure e delle spezie. Mi dai anche un empi? Salsa Jawara. Jawara. Vedete che sei preso così tanto? Sì. Di questo? Infumando. Boh, non so, mi sono tagliato una fetta. Di verdura la mangi tutta? Beh sì. Per questo. Ma non è couscous, vero? No. È cocco? È fatto col cocco. Cocco e germogli. Ma sembra couscous prima. Ma c'è dentro la salsa che quando hai cotto il cocco hai messo delle spezie. Sì, quali sono? Un chur, mm. Aglio, mm. Un po' come si chiama? Bomera? Cipolla, scalogno? Scalogno. Basta. Ok. Buono. Altri mix, tritate sul mix. E curcuma, per darsi colore anche. Giallo. Sofia, perché lo mangi? Ti fa male la pancia. È un po' sì, troppe spezie, non sono abituata. E quindi cosa stai mangiando? Cosa mangi? Verdura, tonno e un po' di formaggio. Molto semplice. Esatto. Tonno. Buon appetito. Il riso lo mangi sulle mani? Sì. C'è una gamba che tangan da quanto mani, Tempe mendoan. Manius. Mostralo. Sambal Jawara finito. Habis. Ti mancano Aurora. Mandatecelo. Mandate Aurora. Io mamma madonna. Ma non è il metodo giusto. Beh, non sporco tutto. Questa, invece questa pastella come è fatta? Molto buona. È simile a quella delle altre frittelle. Come fa le Bawang? Bawang. Quelle di verdure, ti ricordi? Abbiamo mangiato l'altra sera. E quella c'è dentro? Farina. Allora. Di riso. Ho messo 5 cucchiaio. Farina doppio O. Più leggera del povero. È più raffinata. 5 di quelli. Più 5 al panna di riso, che ce l'abbiamo ancora, sempre 5. E c'è marinatura di un aglio, c'è proprio una. Come si dice? Sì, un spicchio di aglio, un spicchio di scalogno, sale.
cogliere insieme questo che noi non abbiamo curcuma, quella, quella fresca, ho messo quella polvere, però dopo ma hai messo per amalgamare, ho messo cosa? Acqua? Acqua. Acqua 150 ml. Di acqua. Di acqua. Per poi aggiustare, dipende la... Noi invece in panature che usiamo sempre l'uovo. Per quello è più pesante. Questa? No, le nostre. Poi non è croccante, questo è croccante. Buono. Ha proprio un gusto diverso la questa panatura rispetto alle nostre, a me infatti, piace di più. Beh. È anche più strong. Quale? Questa. Che senso? Però questa ha anche le verdure dentro, il cipollotto, quindi gli dà il sapore. Subscribe. Dove? Subscribe e like e poi commenti, il tuo bella si dice bello in bella. Inglese bella, parlare qua vicino perché lei è che ha avuto io no no guarda di bello no, no ma si sente che è vero la allora i tutti i netizen vogliono sapere il tuo account Instagram. Aurora.Valetti. Ok. Ok. È no, tuo, no, per finta. È il tuo Instagram name? Si chiama. Sì. Follow. Follow. 1100 Eneo. Wow. Ringrazio. Jadikan Aurora account Aurora Ugoletti. Sì, mamma, è difficile arrivare a Satu Juta follower guard Aurora Ugoletti un tub data in Indonesia. Questo video un saluto speciale a uno dei nostri follower più attivi. Ciao Diego! E salutiamo anche i netizen indonesiani. Come si dice? Ciao Indonesia! Ciao Indonesia! Ciao! Salutiamo anche tutti i nostri follower mondiali. Cominciamo da Indonesia, Malesia, Taiwan, Hong Kong, America. Hey. Thank you guys. Dubai. Saudi Arabica. Papua. Hey, Papua. Wow. And of course Italian. Italian also. E salutiamo di nuovo! Ciao! Il review di tempe mendoan e anche urapan. Urapan. Allora, iniziamo dal tempe mendoan, buono. E, le fettine devono essere tagliate molto sottili perché sennò l'impanatura non prende bene, non è abbastanza croccante. In generale buono. Chi ha tagliato il tempe? Sono stata io. Ok. Niente, e invece urapan, mm-hmm. Buono. A me non piace tantissimo il cocco, ma è proprio il mio gusto. Però è una, comunque una verdura che ti viene voglia di mangiare comunque in ogni caso. Allora, il voto per tempe mendoan? Il voto per tempe mendoan è 7,5. E per urap? 7,5-8. E mezzo. A me è piaciuto tutto tranne il tempe e mi sono piaciute tanto le verdure che non so come si chiamano. Urap. Il voto per tempe anche non se non ti piace. 7. E per urap? 8. A me sono piaciuto, cioè a me è piaciuta tanto. 8, va bene. Tempe mendoa, buono, a me è piaciuto, è piaciuta l'impanatura. Molto gustosa, buona, diversa da come la facciamo noi di solito. E il voto che io do è 8. 8, sì, sì. Wow. E urap a me non sono piaciute tantissimo, le ho mangiate, però non incontra tanto il mio gusto, per cui io do un 7. Un 7, sì. Va sì. Bene. Sofia! Ciao a tutti! Eccomi qua. Lo so che non hai mangiato urap. No, purtroppo perché ho avuto un po' di problemi di pancia, credo per le troppe spezie. Quindi, ok. Terima kasih guys. Terima kasih.
don't forget to subscribe our YouTube channel and comment di sini, remember? And tanti like, mi raccomando. Commenti. Salutiamo, io sono Tecla, ciao ragazzi. Io sono Aurora. Io sono Sofia. Mamma Alessia. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Ciao.